tua madre, ti interra! È il volo! Tu non devi! Tu non devi parlare di mia madre, capito, Marina? Harry, dammi la giacca di Babbo! Marina, Babbo tu era tanto simpatico, ma non ha mai fatto un emerito in vita sua, capito? Eh? Tu non sei degno di portarla! Questa giacca! Marina, a casa tua c'aveva delle biblioteche, ma il falegname lo pagavo io, eh? Non ti permettere! Palazzinaro! Mio padre è stato un grande lacaniano! E un grande puttaniere! Ecco, l'ho dichiarato madre, non io, senza contare quello che mi è costato di cocaina il professor Livio Ginestroni. Diciamo la verità. Non ne parliamo? Anche Freud pippava! Mamma! Ma tuo padre non era Freud! No, non era Freud, no! Tu hai bisogno d'aiuto, Marcello! Tu devi fare 100 anni di psicoterapia! Intensiva! Sì, hai ragione! Ma da uno serio però, eh? Non dai colleghi tuoi del dipartimento tuo, capito? Non toccare il mio dipartimento! Marina, gente che prende a cazzotti la macchinetta delle merendine, diciamo la verità, eh? I nostri stipendi sono bassi, noi non abbiamo appalti per costruire ospizi rifletti! Certo, Marina! Hai portato tua figlia a distribuire panettoni nelle carceri il giorno di carnevale, preservativi e i trans la notte di Halloween. Se tua figlia raccatta 14 al cronicario, ci sarà una ragione, Marina! Riflettite! Rosa sta benissimo, ha un fidanzato galante, premuroso, magnetico e sensuale. Io mi compro la moto. No! 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 La moto, no! Non abbiamo comprato il motorino Rosa! Possiamo separarci! Ma tu non puoi comprare la moto! Entrate in un ospizio e trombatevelo a tappeto, te tua figlia! Tanto amore, Hare Krishna, Hare Krishna! Io mi compro una bella Harley Davidson rossa fiammante! Fighissima! Lucio, su internet, prego! Marcello! Marcello! Guardati dentro! No, io mi guardo intorno, Marina! La révolution, c'est moi! Mr. Senex! Guardi, io ci ho provato! Ma è più forte di me. Io sono rimasto un puer. Ecco qua, vai. Queste sono le chiavi di casa. Faccia come se fosse a casa sua, eh? Tanto ha fatto l'apneista, dunque deve sapere che in questa casa c'è un grande bisogno di guide spirituali, capi Apache, boy scouts, mandrilli! E soprattutto c'è bisogno di un vecchio, eh? Non dico giovane, vecchio, no? Non dico anziano, non dico persona di una certa età, no? Dico... Dacchi!